qual è l'apporto della vostra lista per la candidatura Paolo Scarpa? No, Paolo è una sintesi eccellente, credo, di aree diverse, di provenienze diverse, di culture anche diverse, perché è una persona indipendente, è di tutti e non è di nessuno, è una persona che sa gestire, secondo me, rapporti, ma soprattutto non si piega davanti a niente, quindi è stato bello pensare a un modello di questo tipo, che fosse molto largo, molto capace di abbracciare una città. E noi portiamo questi valori del civismo in questo senso, che è un qualche cosa che va oltre anche il sottoscritto, Beppe Pelacini, è un qualche cosa che ha rappresentato tanto per la nostra città e che non può essere neanche dissipato con noi. Noi siamo un po' gli allenatori e in questo cerchiamo di dare il nostro contributo. Perfetto. Per quanto riguarda le polemiche sulle vostre presenze in lista? Ma guardi, io dico questo, fermo restando che, ripeto, il futuro è di questi ragazzi, guardate che bei ragazzi che ci sono, che persone sorridenti, persone che vogliono lavorare gratuitamente. Allora, qui il problema è un altro. Primo, chi fa le morali. Io penso, mi spiace anche per la signora Cavandoli, ma un partito che ha indagati e arrestati di ogni tipo in lista non a Parma, diciamo, nel territorio nazionale, dovrebbe intanto pensare un po' di più. E poi quando sono venuti a discutere eventuali alleanze non credevo di essere così negativo per loro, eppure sono venuti. Così come Pizzarotti è una persona, poveretto, che pur di non tornare a lavorare le sta studiando tutte. Questo è il mio carico pendenti. Cioè nulla. Lui parla, dopo lo faccio vedere anche meglio, lui parla da indagato per disastro colposo, perché mentre la Parma, la barbaganza stava venendo su, no? E la gente rischiava di affogare, lui era lì su Facebook e a Roma a postare cose piuttosto inutili. Allora, da che pulpito viene queste prediche? Ecco, io credo di avere una mia storia, il bene e nel male, sono Roberto Ghiretti e credo di avere in città una certa stima. Il resto, francamente, sono solo polemiche per distogliere l'attenzione dai problemi che portiamo avanti. Vi faccio l'esempio, le 6.500 firme del Rudo. Allora, ho visto anche un signore che dice di essere una sedicente sinistra, che nessuno però a sinistra conosce. Mi sembrano francamente solo dei piccoli tentativi per distogliere l'attenzione. La gente ci conosce, sa valutare serenamente. Grazie.